Ciao player, oggi siamo in diretta per Cyper TV. È un'emozione per me riuscire a parlare a tutti voi crossfitter andando a spiegarvi il programma della settimana. Siamo ospiti a Place, CrossFit BGY e partiamo immediatamente col programma del lunedì. La prima fase di lavoro prevede un'attivazione con 4 minuti di mobilità libera con il PVC, andando ad attivare molto bene le spalle, andando ad attivare le scapole per riuscire a dare una stabilità, perché quello che faremo dopo è molto molto stressante a livello di scapole e a livello di articolazioni della parte alta. Il lavoro continua con 3 serie da 30 secondi on e 15 secondi off, dove ci concentreremo sulla posizione delle scapole quando siamo appesi alla barra. Quindi per 30 secondi rimarremo appesi alla barra, andando ad attivare le scapole, permettendo a tutta la muscolatura attorno alla scapola di aumentare il tono e di riuscire a tenere la scapola dove deve essere. Poi continuiamo con altre 3 serie, 30 secondi on e 15 secondi off, dove facciamo uno squat molto molto lento, utilizzando una band attorno alle ginocchia proprio per riuscire a sentire la posizione corretta quando scendiamo. Fatta questa breve fase di attivazione, dove abbiamo attivato la muscolatura, entriamo in un IMOM da 14 minuti, dove lavoriamo con 3 strict muscle up e eventualmente li andiamo a dividere in 2 microblocchi, dove faremo prima 3 tirate chest e poi eventualmente 3 ring dip strict. E invece nei minuti pari andiamo a lavorare su pistol squat, 2 a destra e 2 a sinistra. Se vi viene più comodo alternarli piuttosto che farli con la stessa gamba, questo a noi in questa fase non interessa. Lavoriamo sulla qualità e sulla profondità del gesto. E adesso che entriamo nella parte più divertente, la parte più metabolica, andiamo a proporre una nasty girl. La dividiamo come sempre in 3 livelli, advanced, intermedi e beginner. Nella fase advanced proponiamo 3 round di 50 pistol squat e 7 ring muscle up con 10 hang power clean. I ragazzi utilizzano 80 kg, le ragazze 50 kg. Mentre invece per la fase intermedi andiamo a utilizzare sempre 3 round di 50 air squat, 7 muscle up e 10 hang power clean. I ragazzi utilizzano 60 kg, le ragazze 40 kg. Per i beginner facciamo un lavoro sempre su 3 round con 50 air squat, 7 burpee pull up e 10 hang power clean. I ragazzi utilizzano 40 kg, le ragazze 25. È un lavoro molto intenso, molto tosto, mi raccomando gestite il ritmo e attenzione alla presa delle mani, perché anche se sembrano pochi, 7 muscle up a lungo andare poi li andiamo a sentire. Ciao a tutti, buon lavoro e buon allenamento. Ciao ciao!